Buonasera a tutti. Allora, faccio un altro video sui termosifoni, lo scambio termico. Questa volta sarà un video un po' più tecnico, diciamo. Sul mio canale vedrete c'è già un altro video in cui spiego come installare delle ventole da computer su un termosifone per migliorare lo scambio termico. Questa volta facciamo un test con un ventilatore. Misureremo il consumo elettrico del ventilatore e misureremo soprattutto il guadagno termico che riusciamo ad avere su un termosifone utilizzando dell'aria. Per migliorare le performance termiche del termosifone. Per cui facciamo prima di tutto, ci misuriamo la temperatura del tubo di mandata, che è 55 circa. Questa è la mandata e questo è il ritorno. Ora misuro qui perché? Perché dopo comincerò a soffrire dell'aria, per cui se misurassi qui sarà sicuramente più freddo. Perché misuriamo la temperatura della colonna, che è quella che non dovrebbe variare mai, e poi ci misuriamo in uscita qui dal termosifone, la temperatura, per cui metto qui il coso, chiudiamo 55 e 28. Ora qui ho fatto un piccolo, qui intanto sappiamo anche la temperatura ambiente di circa 20, 20,7. Abbiamo detto a tempo 0, cioè abbiamo una temperatura in di 55 e un out di 28. Io intanto mi sono fatto anche dei conti, vi faccio vedere qui. Guardate. Questo qui, intanto cominciamo a accendere il ventilatore a potenza 2. A potenza 2, come potete leggere, ora, scusate un attimo, il consumo di questo ventilatore è di circa 26, 27, 27 watt. Io ho fatto già i conti, allora mettiamo qui il ventilatore, soffia. Sul termosifone, evidentemente la parte sopra è la più calda, noi soffiamo qui, tentiamo di dissipare un po' di calore. Ora mi sono già fatti i conti, prima misurava 26, comunque con 26 watt a 50 centesimi l'ora, cioè abbiamo consumo di 1,3 centesimi l'ora, ovvero se moltiplichiamo per 10 euro al giorno per 30 giorni siamo più o meno a 3,9 a 4 euro al mese, per cui se noi tenessimo acceso questo ventilatore a potenza 2, 10 euro al giorno per un mese, sono 4 euro. Questo qui a livello di costi. Ora abbiamo sparato il vento, aspettiamo una mezz'oretta, rifacciamoci le misure, vediamo la temperatura di nuovo, rivedremo la temperatura di ingresso e di uscita. Teoricamente, se tutto va bene, la temperatura di uscita sarà più bassa. Perché? Perché siamo riusciti a togliere più energia termica dal termosifone, ovvero l'acqua ha trasferito meglio il calore all'ambiente. Di conseguenza, l'ambiente sarà più caldo. Allora, è passata un po' più di mezz'ora. La temperatura è rimasta più o meno la stessa, la temperatura ambiente. Andiamoci a fare le nostre misure, per cui ci rimisuriamo la temperatura qua, che è salita. Siamo a quasi 58 gradi. 58 e andiamo a misurare quella d'uscita. Quella d'uscita, quant'è? 26 e mezzo. Ok. Qui siamo dopo 30 minuti a 58 e 26,5. Ora dire, ma come mai la temperatura è più alta quella in uscita? Eh sì, è più alta perché in verità è più alta tutta quella di entrata. Di conseguenza abbiamo un delta T che è comunque superiore perché abbiamo guadagnato comunque qualche grado. Aspettiamo ancora un'altra mezz'oretta e vediamo se le cose cambiano e vediamo, insomma. Allora, un altro po' di tempo è passato, rifacciamo le nostre misure. Allora, qui ci abbiamo ok 20 24, 20, 25, scusa, 55. 55 qui su. Vediamo un po' qui sotto quanto ci abbiamo. 24 e mezzo, 24 e 4. Per cui sempre, adesso dobbiamo tornare un po' a temperatura qui è un po' scesa, per cui siamo a dopo, diciamo, un'ora a 55 e 24. 5. Come vedete, la temperatura cambia a volte la mandata,
in ogni caso abbiamo sempre la temperatura qui ambiente è sempre più o meno la stessa, però abbiamo comunque sempre un vantaggio di temperatura rispetto al primo caso. Qui abbiamo 30,5 di delta T. E beh, la temperatura, come detto, qui era 20,6, perché più o meno qui restiamo costante a più o meno 1 grado, se hanno anche magari l'errore di misura che c'è, e comunque restiamo che abbiamo guadagnato più o meno, dai, diciamo 4 gradi, dai, più 4 gradi, per cui con l'utilizzo del ventilatore riusciamo a estrarre 4 gradi di più dal nostro termosifone. Questo qui c'ha un costo all'energia che abbiamo stimato appunto a 4 euro al mese. I vantaggi, quali sono i vantaggi di questo sistema? I vantaggi è soprattutto che l'ambiente scalda più velocemente e in maniera più omogenea. Dunque possiamo magari ridurre il tempo cioè, se vorrete 20 gradi alle 8, magari dovete accendere alle 7. Invece col sistema mettendo un ventilatore vi basta accenderlo magari alle 7 e mezza, per cui fate un'economia nel tempo, l'energia che dovete mettere è sempre la stessa, eh? Questo è ovvio, solo guadagnate tempo di riscaldamento. Altri vantaggi? Non ce ne stanno. Sicuramente a parità di temperatura dentro casa, sicuramente consumerete di più perché c'è la corrente del ventilatore. Sono solo vantaggi in termini di tempo e di comfort. Avere caldo in meno tempo e avere la casa con calore soprattutto più uniforme. Perché sennò c'avete comunque che magari vicino al termosifone fa caldo e magari un po' più lontano fa meno caldo, fa più freddo. Col ventilatore che soffia, l'aria si muove molto di più e l'ambiente si trova con temperature più omogenee. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Abbonatevi, commentate, dite la vostra e non c'ho problemi. Io intanto faccio una cosa, rimetto il termosifone in modo economico. Perché? È perché bisogna fare comunque risparmi di energia. A 3 a metà, vedete? A metà 3 è il valore giusto, sono più o meno 19 gradi, più o meno. Ok? Economizzate l'energia perché se no non c'è futuro se la consumiamo tutta. Ciao!